Io sono andato in pensione non troppo tempo fa dalla mia professione di capo cronista della stampa quotidiana, un mestiere in cui ero in pratica inciampato in un momento di disperazione. Come la maggior parte dei giornalisti ho passato la maggior parte della mia vita scrivendo e redigendo storie relative a soggetti di cui sapevo quasi nulla, eh, ma eh, diciamo che gli abbonati ai giornali hanno delle basse aspettative, i giornalisti eh, sono ben preparati eh, a soddisfarle. La grande Evelyn Val, ehm, ha scritto una satira sulle notizie eh, che si intitolava Scoop. Uno dei personaggi, un tipo abbastanza disperato che lavorava in un giornale chiamato Daily Beast, la bestia quotidiana, aveva delle incertezze quanto a che cosa fosse una notizia. Un giornalista veterano ebbe a dirgli: beh, Una notizia è qualcosa che eh, qualcuno a cui non interessa nulla di nulla vuole leggere, ma dopo che l'ha letta non è più nulla. Giustamente, come diceva. Dice Evelyn Vaughan: queste sono le notizie. Anche la notizia più fresca è eh, vicina all'essere nulla. Io ho dunque speso decenni della mia vita in quelle ore oscure che vanno verso mezzanotte sull'orlo del vuoto cercando di comporre un titolo, un'espressione molto appropriata direi. Ecco, adesso sono stato prosciolto dalle pastoie di questa oscurità e dalla ricerca eh, del titolo e quando le notizie diventano nulla e eh, in qualche modo ho utilizzato questa mia arte del manomettere per cercare di capire come i media utilizzano le parole in un modo efficace eh, 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 per parlare della fede in relazione al mondo ho, parlato, ho letto, mi è capitato di leggere un saggio di Joseph Pieper chiamato Abuso della lingua, abuso di potere devo molto a questo piccolo saggio e eh, ho testimoniato con sempre più disorientamento nella mia professione secolare e nella Chiesa la verità di questa asserzione questo fenomeno è un male antico che si chiama sofistica o sofismo. Il nome può sembrare mite da accademico, un termine da un testo di filosofia sull'abuso della logica o la disonestà intellettuale, ma è molto di più, rappresenta di fatto la corruzione della lingua stessa e la lingua è al cuore di tutte le interazioni umane. Non c'è dunque aspetto della vita che non sia radicalmente influenzato dal linguaggio. Ci sono dispute accademiche quanto al fatto che gli antichi che i sofisti eh, insegnassero eh, quello che insegnavano e che per questo debbano essere lodati oppure disprezzati. E, e la questione non mi riguarda, io utilizzo il termine sofismo per indicare la tentazione perenne di usare il linguaggio come servo dell'ambizione personale. Uh, e uh, per dare una definizione più funzionale di questa definizione, il sofismo è l'utilizzo della lingua uh, indifferentemente da ciò che è la verità. Il che equivale a dire che uh, il sofismo. È una uh, trasfigurazione dell'utilizzo stesso della lingua che è genuina comunicazione. Una persona che comunica a un'altra quello che percepisce essere la realtà. Quindi se il sofista non è interessato in quello che percepisce come cosa reale, quindi nella genuina comunicazione, nella comunicazione sincera, qual è il suo intento? Ecco, detto in un, una sola parola, è il potere. Orbene. Gli antichi sofisti che troviamo nei dialoghi di Platone diventavano la loro pratica sostenendo che non stavano eh, come dire, stravolgendo l'utilizzo appropriato della lingua, perché non c'è una verità assoluta eh, che il linguaggio debba comunicare e eh, per due millenni e mezzo... Eh, questo è stato mantenuto e, e al momento sta lacerando eh, quello che è la trama e l'ordito degli Stati Uniti, di quello che rimane della cultura occidentale, incluso e a maggior ragione la Chiesa cattolica. Ora questa argomentazione sul sofismo coinvolge eh, due parole greche, fisis che significa natura e nomos che significa abitudine. Physis, la natura, è quello che non possiamo cambiare denota una legge incontrovertibile che è quella del cosmo come ad esempio la legge di gravità il termine F fisica deriva proprio da physis. Nomos, l'abitudine è quella eh, serie di elementi creati dall'uomo, mutevoli dunque, come eh, guidare a destra piuttosto che a sinistra. Ci sono coloro che sostengono che physis, per quanto disciplini alcuni fenomeni eh, che riguardano le scienze naturali, non si estende al regno dell'azione umana. Giusto o sbagliato per quanto riguarda l'uomo? L'uomo è... Come dire, condotto eh, dalle abitudini, dagli usi che possono variare da epoca ad epoca, da persona a persona. Gli antichi sofisti sottolineavano che diverse società adoravano diversi eh, dei in modi diversi ed è notato che quello che era impensabile in alcune culture era considerato incomiabile in altre. Uno storico ha sottolineato che una tribù barbara dell'Estremo eh, Oriente aveva come abitudine il consumo della carne del genitore morto, cosa considerata repulsiva dai greci. Queste grandi disparità mostravano, mostrano che il nomos e non la fisis è la disciplina o la regola o meglio la legge per l'uomo. Uno dei famosi sofisti dei tempi di Socrate e Protagora è famoso per aver detto l'uomo è misura di tutte le cose. <ride> è anche conosciuto per aver insegnato che l'esistenza della natura e di Dio o degli dei, eh, non sono cose che si possono affermare o negare, sono al di là della nostra esperienza e non hanno voce in capitolo nel plasmare la società. Noi abbiamo il nostro modo di plasmare le leggi senza aiuto alcuno dalla comunicazione di Dio. E a, a difesa di questa posizione dobbiamo ricordare che le divinità del VI secolo in Grecia sono descritte dai poeti Omero ed Esodo come creature fantastiche. Sono, eh, o si comportano come aristocratici dissoluti e depravati, sono indifferenti alla condotta umana, sempre che siano comunque onorati, e sempre che ovviamente alcuni animali siano eh, sacrificati a loro. Questa con concezione della divinità eh, 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 è come dire, considerata in qualche modo ripulsiva dai primi filosofi naturali. Ma un critico potrebbe dire, va bene, non ci sono divinità come quelle descritte dai eh, poeti. Ma esiste eh, davvero la natura umana? Nonostante l'origine della nostra creazione, non siamo forse vincolati dal nostro essere intrinseco a comportarci in un modo piuttosto che in un altro? Ora, dicendo che l'uomo è la misura di tutte le cose, Protagora in un certo senso stava chiedendo questo interrogativo. E l'interrogativo è che cos'è l'uomo? Qual è la misura eh, che noi utilizziamo come metro? Ora, se ci accingessimo a guardare un programma televisivo o ad ascoltare i commenti radiofonici, proprio al centro di questo sproloquio, al centro di questa ridda di politica contemporanea e di commenti in merito, ci sarebbe la domanda chi siamo? E questa è la questione che soggiace alla controversia rispetto al cosiddetto matrimonio omosessuale. L'omosessualità è una perversione della natura umana o una parte di quest'ultima? Ed è questa la domanda che soggiace al suicidio assistito oppure all'aborto stesso. La terminazione della vita per gli anziani o per i bambini non nati è una prerogativa legittima dell'essere umano o un'usurpazione dell'autorità divina? La questione è sempre questa. Chi siamo? Chi siamo noi? Ecco, la nostra non è un'epoca di eloquenza né... E di precisione nell'utilizzo della lingua e di conseguenza le risposte date a questo interrogativo devono essere estratte dal cumulo di eh, parole eh, sotto il quale sono di solito seppellite. Ma eh, le risposte ci sono e dividono coloro che rispondono in due campi diversi. Ora eh, a rischio di eh, tracciare un'analogia imperfetta direi che i due campi corrispondono a quelli dei sofisti e a quelli dei filosofi. Un filosofo, un termine coniato da Pitagora, è eh, colui che cerca la verità per eh, amore della verità. Il sofista invece è quello che è pagato per insegnare come andare avanti nella vita. I sofisti infatti furono persone ricche, la loro istruzione soprattutto a livello di insegnamento della retorica era molto ricercata insegnavano ai loro studenti come prevalere nel dibattito pubblico, uno strumento molto importante nella democrazia ateniese. La polis, la città-stato, era un ambiente politicamente molto vivo e litigioso, le cause e i processi eh, erano una parte preminente nella vita pubblica. Le eh, giurie che comprendevano 501 cittadini basavano i loro giudizi proprio eh, sulle orazioni eh, dei contendenti che eh, dovevano rappresentare se stessi. La professione giuridica non esisteva, eh, eccezion fatta per una forma eh, diciamo, di facciata, e eh, alcuni dei sofisti erano impiegati proprio come speech writer per coloro che dovevano ingaggiarsi in questo tipo di controversie. Ecco, eh, per il sofista l'argomentazione più debole doveva apparire come eh, la prevalente o la più forte. Ma come i sofisti giustificavano questa professione? Per ogni uomo, indipendentemente da quello che può eh, accampare, c'è la necessità di giustificarsi anche eh, di fronte a se stesso. E questo è il corollario alla domanda di cui parlavo, quella chi siamo noi. La domanda corollario, dicevo, è che cos'è la giustizia. E, eh, un uomo dovrebbe agire in accordo con la sua natura. Alcuni sofisti semplicemente eh, rinnegavano l'esistenza della natura umana. Come detto prima, era tutto uso, tutto nomus. Fisis, eh, a parte per le scienze naturali, non doveva essere presa in considerazione. E eh, le eh, abitudini prese o comunque tradotte in forma di legge avevano eh, l'intento o comunque eh, lo scopo eh, di eh, codificare un istinto di autoconservazione. L'uomo non soltanto ambisce a sopravvivere ma vuole anche naturalmente dominare gli altri uomini. Le leggi proteggono dunque i più deboli dai più forti. Ma perché i più forti dovrebbero obbedire alla legge? Perché gli uomini devono unirsi per sopravvivere in un mondo Stile. Anche i più forti hanno bisogno della protezione che è fornita dalla società. E quindi è proprio nell'interesse personale di ognuno cedere una parte o comunque un margine di libertà per amore della sicurezza e della convenienza. Quest'idea di moralità basata sull'interesse personale, avanzata dai sofisti, indipendentemente da quella che era la loro visione della natura umana, è la base del contratto sociale. E il contratto sociale è il principio fondamentale. Della democrazia occidentale. Quindi, se la moralità, come codificata dalla legge, è basata sull'interesse personale e se i più forti possono escogitare un mezzo per promuovere l'interesse personale eludendo la legge, perché non dovrebbero farlo? Perché un uomo. Uh, dovrebbe uh, seguire i consigli uh, della scuola di investimento Bernie Madoff perché il suo crimine potrebbe essere scoperto e potrebbe essere punito e andare uh, diciamo incontro ad una catastrofe ma manipolare la legge per far sì che l'argomentazione più debole appaia uh, la più forte può essere un mezzo per eludere la legge. Un uh, sofista prominente anti Fonte eh, che, se fosse vissuto ai nostri tempi, sarebbe un pezzo grosso alla Casa Bianca oppure un mezzo busto della televisione, diceva quanto segue: Un uomo deve porsi nel modo più vantaggioso per se stesso. Se è in presenza di testimoni deve mostrare rispetto per la legge della città, ma in mancanza di testimoni, quando è da solo, rispetterà eh, le leggi della natura, perché le leggi degli uomini sono transitorie e quelle della natura invece sono necessarie. Le leggi degli uomini sono una convenzione e non sono scaturite dalla natura, mentre le leggi della natura sono naturali e non scaturiscono da convenzione. Eh, colui che infrange la legge e non è individuato da coloro che hanno concordato le leggi della natura non deve essere biasimato, neppure punito. Se invece viene preso, sarà punito. Quindi non fatevi prendere. Questo è il motto dei sofisti, è il motto dei nostri tempi. Antifonte sosteneva che le leggi e la natura eh, sono in contrasto tra di loro. Se un uomo può infrangere la legge e scamparla, meglio per lui. Se non può sarà legato alla legge con una finta, eh, con un finto sequio e dovrà cercare l'opportunità di trarre vantaggio dalla legge stessa. Ecco, eh, diciamo che questa chiarezza eh, viene alla luce in questi nostri tempi con. Infusi. Quando non è stato più possibile per l'ex presidente Bill Clinton mentire sullo scandalo Levinsky eh, che i suoi lacchè avevano a lungo tempo bollato come menzogna, lui stesso ha avuto a dire durante uno dei tanti talk show ma tutti mentono sul sesso. Ma che cosa significa questo? Eh, non è forse la traduzione di quanto ha detto Dantifonte? La natura ci obbliga a fare certe cose. Eh, cose eh, che eh, rispetto alle quali dobbiamo mentire perché la società ci obbliga a mentire ma la natura è più forte dell'uso, più forte degli abitudini e coloro che sono esposti perché hanno ceduto alla forza della natura e non sono riusciti a nasconderlo debbono essere perdonati perché hanno fatto eh, quello che dettavano le circostanze e questa è una legittimazione della eh, menzogna. Infatti Clinton stesso ha ridotto la retorica sofistica a quello che sembra da una parte una perla di assurdità, ma dall'altra parte eh, suscita una questione retorica quasi metafisica. Ha detto tutto dipende da quello che voi intendete per è, il verbo è. Davvero, tutto dipende da quello che eh, si intende con il termine è. Ecco, uno dei più famosi sofisti, Gorgia, ha dato una risposta a Clinton con moltissimo anticipo. Gorgia scrisse: Nulla esiste. Se qualsiasi cosa esistesse, non potrebbe essere conosciuto. Se fosse conosciuto, la conoscenza non potrebbe essere comunicata. Ecco, queste affermazioni apparentemente senza senso debbono essere capite nel contesto di eh, rivendicazioni in conflitto tra loro rispetto a quello che è reale e quello. Quello che eh, invece è oggetto della dissertazione filosofica. Niente esiste significa che eh, una eh, asserzione che si contraddice da sola non può essere vera. E alcuni filosofi, alcuni filosofi sostenevano che tutto scorreva e alcuni invece che nulla cambiava. E allora se nulla è certo allora nulla può essere conosciuto e eh, da questa seconda asserzione deriva una terza. Una parola deve significare qualcosa che è reale. Se non possiamo identificare ciò che è reale, le parole eh, non possono esprimere la verità e non necessariamente corrisponderanno alla realtà. Eppure era proprio nell'utilizzo delle parole che si specializzò Gorgia. Era il più famoso insegnante di retorica dei suoi tempi. Si mandavano eh, i figli carichi d'oro ad imparare da lui. Le parole per Gorgia e i suoi studenti servivano il potere e non già la verità. Gorgia serviva che l'oratore eh, navigato, abile, deve essere capace di difendere in modo convincente i eh, fronti opposti rispetto ad una determinata asserzione eh, rispetto e soprattutto dipendentemente da quello che poteva essere il eh, suo maggior vantaggio personale ed è precisamente questo che mi è stato insegnato da un prete da un sacerdote eh, che eh, di fatto eh, guidava una parte dei corsi eh, a scuola quando ero al liceo. Eh, C'erano dei tornei di retorica eh, condotti proprio alla maniera dei sofisti. Bisognava difendere un'argomentazione e poi cambiare posto. Eh, di fatto il sofismo veniva eh, insegnato, ci si allenava, eh, si mostrava. Eh, la vita non è dunque soltanto un gioco da essere vinto, è più di una uh, battaglia di parole a cui non si può annettere un significato. Il sofismo, poco a poco, questo l'ho realizzato, è diventato per me un oggetto di repulsione. Ecco, uh, il sofismo nella vita pubblica è però diventato sempre più pregnante, più mi faceva schifo, eh, più lo vedevo eh, apprezzato. E, era tra quei taciti principi che diventavano così radicati nella società che... Eh, difficilmente eh, si sentono esplicitare perché eh, penetrati in modo estremamente capillare. ecco, molte delle nuove analisi dei nostri giorni riguardano non la verità ma il loro effetto retorico Barack Obama è un grande oratore o si presume che sia un grande oratore ascoltatelo, io l'ho ascoltato nella maggior parte dei casi ho trovato che non dice nulla e non lo dice in modo particolarmente eh, eloquente Secondo me è una serie di ovvietà, ma anche se le sue virtù retoriche fossero fantastiche, come i media dicono, sarei sempre più interessato alla sostanza di quello che asserisce piuttosto che a questa confezione retorica in cui incarta i suoi discorsi. Ma a me non interessa la politica contemporanea, quello che mi interessa è l'atmosfera sofistica in cui ha luogo in questo momento il discorso pubblico, perché è in questo tipo di atmosfera che la fede cattolica eh, annaspa verso eh, la vita e per la sua stessa sopravvivenza. E deve essere riconosciuto che la Chiesa ha inalato tanta, eh, del, tanto del veleno del sofismo, come tanti cattolici oggi credono, seguendo Protagora, che l'uomo possono, possono credere che l'uomo sia davvero la misura di tutte le cose per 40 anni abbiamo sentito parlare eh, continuamente che, della dignità della persona umana e la Chiesa ha unito la sua voce al clamore universale e eh, alla preoccupazione rispetto ai diritti umani, i diritti umani sono definiti in termini di beni materiali e servizi che sono limitati e per i quali gli uomini concorrono tra di loro piuttosto che per il bene spirituale che non ha limite e che tutti possono condividere. Alla fine del secondo del Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI invitò il mondo a riconoscere eh, l'abbraccio della Chiesa all'umanesimo. Dichiarò in modo esultante anche noi, anzi noi più di altri, abbiamo nutriamo il culto dell'uomo. Uh, aver reso l'uomo uh, la misura di tutte le cose si è caduti uh, nella degradazione uh, del dovere di battezzare tutte le nazioni nel nome uh, del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e la Chiesa nella sua politica nelle sue pubblicazioni ha subordinato il sovrannaturale al naturale così come è successo con Fatima uh, che è stata repressa o reinterpretata cercando di dare una risposta alla domanda che cosa è l'uomo, i sofisti dicevano che non ci si può appellare a nessuna rivelazione da fonte divina perché noi non abbiamo conoscenza eh, di questo, sempre che ovviamente eh, il divino esista. E questo eh, fa ricadere tutto sulle spalle dell'uomo e delle risorse umane. E in assenza della rivelazione, come possiamo sapere ciò che è vero? Ebbene. C'è la ragione e la ragione ha portato l'uomo a delle conclusioni diametralmente opposte. Parmenide, infatti, diceva che nulla si muove, Eraclito diceva invece che tutto scorre. E su quale base? È possibile giudicare queste rivendicazioni o ipotesi opposte, entrambe basate su una eh, ra ragione, su un raziocino assolutamente convincente. Non possiamo, non lo facciamo, dicono gli scettici, che prendono eh, e portano anzi l'agnosticismo dei sofisti un passo più avanti. Dobbiamo sospendere il giudizio eh, e eh, ricadere in una diciamo un ragionamento circolare. A è vero perché B è vero, perché C è vero, eccetera, eccetera. Una regressione infinita. Oppure A è vero perché B è vero, perché C è vero. Ancora una volta un ragionamento circolare. L'argomentazione dell'autorità. Dobbiamo dunque abbandonare qualsiasi tentativo di raggiungere una verità trascendente e semplicemente cercare di mettere ordine nei nostri affari eh, nel miglior modo che possiamo eh, con delle asserzioni che però sono sempre soggetto a dubbio come ad esempio che Dio esiste e eh, che ha preordinato dei precetti morali a beneficio dell'uomo. Ma notate che questo scetticismo di per sé è basato su un una convinzione, che non ha criterio, perché è soltanto una verità supposta, cioè che la rivelazione non esiste come eh, quando Sant'Agostino è arrivato, eh, diciamo, sulla scena della filosofia alla fine del IV secolo ha raccolto la sfida degli scettici, eh, che, ai quali si riferisce come gli accademici e li ha messi in questione Sant'Agostino diceva che a parte la verità matematica ci sono altre verità che sono evidenti e innegabili. Ha iniziato con tre. Dice, io esisto, so che esisto, sono felice di esistere. Una volta stabilite queste verità, procede discutendo ciò che in filosofia prende il nome di epistemologia. Come conosciamo le cose? L'idea di Plato che eh, l'animo umano prima della sua incarnazione esistesse nel regno delle pure idee e che sono eh, delle forme preordinate delle cose eh, create, questa era un'idea preesistente e che questa forma di fatto persista nel regno delle forme, in qualche modo riconosce la verità di questo mondo perché in qualche modo è la rimembranza della verità che... Eh, esiste in un altro mondo in forma ideale. Allora, Platone tenta di risolvere il problema del criterio in questo modo, ma Sant'Agostino non trova garanzie sufficienti eh, per questa soluzione eh, nelle scritture e eh, si rifà al Vangelo di San Giovanni. All'inizio c'era la verità instillata in ogni uomo. È il criterio, la luce della ragione, la ragione che è vera: è la ragione di Dio, del Verbo, del verbo che si è fatto carne e che San Giovanni stesso identifica come la vera luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Dunque Agostino scopre questo criterio, la, la luce della ragione, la legge attraverso la quale sappiamo che qualcosa è vero, è la luce della parola. <coughs> Ma, eh, Bisogna essere disposti a ricevere questa verità come un principio di azione, e questo ovviamente dipende dalla volontà. Quello che fece Sant'Agostino era creare un ponte tra la filosofia e la teologia. Un enorme risultato questo vide che la cristianità poteva risolvere gli antichi problemi filosofici eh, sostenuti o in qualche modo sollevati dai sofisti e sfruttati dagli scettici e collegò eh, la parola, la parola con la P maiuscola, con una parola... Uh, più piccola, cioè quella uh, del mondo, la M del mondo, ci insegna che la luce della ragione che illumina ogni uomo che viene nella terra è una parola divina che possiamo comunicare gli uni con gli altri, che possiamo trovare la verità eh, nella carità. Insomma, Sant'Agostino ha salvato la lingua, il linguaggio e ha continuato a farlo da coloro che l'avevano dissolto e che l'avevano infilato nella strada senza uscita eh, dell'agnosticismo. Ecco, io so pochissimo latino e ancora meno greco, ma so quali sono le parole di apertura del Vangelo di San Giovanni. Enarche enologos, caiologos protonteon, caiologos noteos. Noterete che la parola ricorrente in questa magnifica affermazione è logos. Il filosofo Eraclito che sosteneva che uh, l'elemento soggiacente alla creazione era il fuoco e che tutto scorreva, dice che agli ignoranti questo mondo appare come il caos, ma che per gli uomini saggi è ordinato invece da ciò che è definito come logos. Logos è infatti un'idea che fa echeggia eh, nella cultura greca dal VI secolo prima di Cristo fino al completamento della teologia cristiana. L'osservazione di Eraclito è squisitamente espressa dal grande poeta cattolico Alexander Pope. La natura altro non è che arte sconosciuta dai più, tutte le possibilità, le direzioni, tutto quello che non si può vedere, tutta la discordia, l'armonia, tutto ciò che non è capito, tutto il male parziale, tutto eh, il bene universale. Ecco, la parola è il figlio della Trinità, il creatore e il redentore del mondo che diventa uomo e soffre e eh, muore per i nostri peccati. C'è un'altra eh, un parola importante in questa apertura del Vangelo eh, di San Giovanni. Enarche enologos. Arche si traduce come inizio, ma significa qualcosa di più che un semplice punto nel tempo. Eh, I legislatori nell'antica Grecia che sono Sostenevano e mantenevano l'ordine pubblico erano gli archei. Gli archei portavano avanti l'idea del senso dell'ordine, il principio dell'organizzazione, la gerarchia e il logos, che è eterno, manifesta se stesso nel corso del tempo attraverso l'archè. I due concetti sono uno. Nella Genesi, noi leggiamo che, in principio, nell'archè, Dio creò la terra e il cielo e la terra. E quando il nostro Signore chiede nel eh, Vangelo di San Giovanni ai farisei chi sei tu, ebbene eh, la risposta è sono l'inizio, l'archè. Ecco, tutti gli attacchi nei confronti del Logos sono attacchi nei confronti dell'inizio, dell'archè, cioè la manifestazione divina del principio dell'ordine. Quando i sofisti asseriscono che non possono avere conoscenza certa del logos necessariamente implicano che qualsiasi ordine nella società dovrebbe essere interamente costruito e costituito dall'uomo e di conseguenza relativo e dall'arbitrario. Quello che i sofisti hanno cercato di dissolvere eh, è proprio il logos e hanno cercato di smaterializzarlo nell'agnoscismo, invitando a ritornare al caos. Eh, e diciamo uh, che dietro la retorica c'è la forza bruta perché i sofistici mettono di fronte ad un mondo che divorzia, che si scinde dal logos con una lingua che è al servizio del potere e non della verità. Invece eh, in questo momento la lingua è molto al servizio del potere, non soltanto nel mondo secolare ma deve essere ammesso anche nella Chiesa. Winston Churchill una volta ha descritto la Russia come l'unico paese con un passato stato imprevedibile. E il buon membro del Partito Comunista doveva essere preparato a eh, in qualche modo eh, rivalutare eh, il domani eh, o comunque, anzi chiedo scusa, a eh, presentare come oggetto di vilipendio domani quello che eh, aveva tenuto in grande stima eh, nel presente. E gli eroi del passato possono, possono diventare i eh, delinquenti eh, del futuro e molti cattolici eh, pensano che il dogma non definisca più una verità immutabile, è una formula verbale, condizionale nata dall'uso stesso, cioè dal nomos e non dal fisis. Il dogma esprime diciamo, le convinzioni di una comunità in un particolare punto del tempo e del mondo. Il dogma cambia col cambiare delle società a seconda dell'accezione che gli si è dare. Dunque gli eventi storici come le apparizioni di Fatima e i messaggi di Fatima sono ora concepiti come il prodotto di un immaginario religioso che operava nel contesto di una cultura passata che potrebbe aver perso la sua rilevanza rispetto al presente. Ecco, è chiarissimo nel documento il messaggio di Fatima pubblicato dalla Congregazione della Dottrina della Fede nel giugno del 2000. Il il documento è stato offerto come un aiuto per comprendere la visione del terzo segreto di Fatima che era stato appunto eh, rivelato. La visione eh, era capita non come una descrizione letterale di eventi futuri o passati, ma come una comunicazione espressa in una lingua del simbolismo. Traduzione non significa quello che dice. Anzi, c'è di più. All'inizio del commento teologico il messaggio di Fatima suscita la questione. Eh... O l'interrogativo che il terzo segreto e tutte le apparizioni e tutto il messaggio di Fatima possano in qualche modo esserci d'aiuto, ed è seguito da un'altra asserzione. Non sono forse queste, o devono essere queste interpretate come mere proiezioni eh, del mondo interno di un bambino suscitato da un clima di profonda pietà, ma scosso allo stesso tempo dalle tempeste che minacciano il nostro tempo? Che cosa dobbiamo capire di questa visione che cosa dobbiamo farne bene che cosa ci viene detto che fatima è una rivelazione privata approvata dalla chiesa che può essere vista come un aiuto alla umana pietà eh, diciamo accompagnato comunque da capire nell'ambito di circostanze particolari dal punto di vista storico ma che non ci viene richiesto di credere a questa rivelazione o di fare un utilizzo privato della rivelazione nella nostra pratica della fede Ecco, c'è una struttura antropologica che viene conferita alla rivelazione privata e si conclude che le apparizioni di Fatima sono state delle visioni interiori, non percepite dai sensi esterni, né tantomeno comunicate intellettualmente, ma percepite come immagini nell'immaginazione dei veggenti. Questo non significa dire che le visioni fossero irreali o costruite, ma che fossero una sintesi. Quello che ciò significa è che le visioni possono essere di origine soprannaturale, ma che la forma e l'espressione in cui si sono esplicitate sono limitate dalle capacità dell'individuo a cui sono state comunicate. Insomma, in altre parole. Dio porta qualcosa sulla tavola, ci mette qualcosa del suo e qualcosa del suo ci mette anche il veggente. Il risultato è una verità mediata dal condizionamento culturale e dall'intelligenza personale del veggente. Questo permette al documento di descrivere la parte finale della visione del terzo segreto in cui l'angelo raccoglie il sangue dei martiri come qualcosa, e cito, qualcosa che Lucia potrebbe aver visto nei libri. Nei testi della devozione del colto. Eh, qualsiasi eh, cosa il cielo abbia cercato di comunicarle, Lucia poteva percepirlo soltanto esprimendolo attraverso le pie immagini che le erano familiari. E eh, questo. Eh, dovrebbe valere per tutto quello che è contenuto nei diari e nelle memorie di Licia, così come nel terzo eh, segreto. Dunque la Chiesa è libera di interpretare la visione del terzo segreto utilizzando una chiave simbolica e scogitata o elaborata dai membri della gerarchia. Il documento eh, ovviamente si allinea alle considerazioni effettuate dal Cardinale Sodano a Fatima nell'aprile del 2000, cioè che il terzo segreto riguarda degli eventi passati. La sua visione è una compressione della storia dolorosa dell del XX secolo con le sue guerre, le sue persecuzioni e questa visione culmina con il tentativo di eh, assassinio di Giovanni Paolo II nel 1981. Ma ormai tutto è finito, è cosa del passato e di conseguenza noi siamo lasciati con una scatola vuota, con un vuoto simulacro. Questo è il modo in cui il sofismo, la sofistica lavora perché eh, le parole del loro significato letterale e poi fornisce qualsiasi definizione possa servire alle necessità di coloro che esercitano il potere e possono dunque remunerare o punire i loro subordinati. E proprio uh, per questo siamo qui, per insistere per la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria e per questo uh, noi stiamo cercando di portare il messaggio di Fatima alla... Uh, Opinione pubblica attraverso i media, se riusciremo a fare questo potremo facilitare la consacrazione, ma eh, saremo frenati dalla sofistica, perché per i sofisti la società umana è il prodotto del nomos e non della fisis e il messaggio di Fatima eh, se dovesse ricevere la pubblicità che noi cerchiamo senz'altro sarà soggetto a quello scetticismo che è endemico nel giornalismo sofistico e dunque dobbiamo essere preparati per per un fuoco di fila di domande. A questo fine vorrei suggerire un progetto eh, per coloro che tra di noi hanno studiato Fatima per molti anni e che hanno davvero una, eh, una formazione teologica. Noi abbiamo bisogno di una sorta di catechismo per Fatima, un libro di domande e risposte, di apologetiche rispetto a Fatima, fatte per dimostrare che il messaggio di Fatima si poggia sulla fisis, cioè sulla verità che per noi. Dura e non sulle abitudini transitorie, cioè sul nomos. Ora, importante tanto quanto avere le giuste risposte, è importante avere il giusto atteggiamento. Poche cose sono meno eh, attraenti di quello che la teologia eh, morale definisce un zelo eh, amaro. Permetterla molto semplicemente, uno zelo amaro o amareggiato è la verità senza la. Chiarezza. E coloro che di fatto sono afflitti da questo tipo di zelo tendono a colpirvi sulla testa con le loro verità e a utilizzare la verità come eh, un'arma uh, d'assalto. Dobbiamo ammettere che gli apostoli dello zelo amaro non sono assenti eh, tra le nostre file. Talvolta ci offendiamo personalmente quando eh, le nostre parole sono messe in dubbio, quando non siamo ascoltati, ma eh, urge in noi eh, la necessità della verità che vogliamo proclamare e diventiamo sordi a quella che è la saggezza prudente che consiglierebbe invece di proclamare una volta ma tacere altre volte. Dobbiamo vivere il messaggio di Fatima. Prima di tentare di proclamarlo al mondo. E questo significa che dobbiamo immergere noi stessi in quello spirito di umiltà, di pazienza ed amore che diventa il eh, diciamo dominio permanente, o eh, comunque l'humus permanente dei tre pastorelli. Durante la prima apparizione, eh, la Madonna ha detto ai bambini che dovevano pre essere preparati a soffrire molto, ma che la grazia di Dio li avrebbe confortati. E dopo aver detto loro questo, aprire le sue mani e eh, avvolse, abbracciò i bambini in una luce intensa nella quale eh, rimasero per molto tempo. Lucia disse, questa luce penetrò eh, fino nel nostro cuore, in tutti i suoi recessi. Abbiamo potuto vedere eh, Dio che era la luce, l'abbiamo visto più chiaramente di quanto non potessimo vedere noi stessi in uno specchio. Chi eh, e che cosa avrebbe potuto essere questa luce se non un'anticipazione della, della eh, visione salvifica di quel lume in gloria che eh, sarà quella di tutti noi se saremo eh, salvati, se avremo la salvezza? I bambini erano in estasi dopo questa manifestazione e io credo che la gioia di questa visione sia stata loro conferita per sostenerli nelle prove che avrebbero dovuto affrontare. Erano i di importanti messaggi rispetto a eventi che avrebbero avuto luogo nel tempo ma è stata data loro un'esperienza che perdura al di là del tempo quindi hanno vinto vissuto in questa intersezione del tempo e dell'eternità, sempre rivolti verso l'eternità. Tante sono le cose che minacciano il mondo, tutte terribili, ma è sempre stato così. Gli imperi sono sempre ascesi e sono sempre crollati con una sofferenza che accompagna queste ascese e questi crolli. Ogni nazione prima o poi sarà annientata e chiunque sia nato dal tempo dal tempo sarà inghiottito. Alla fine tutto quello che rimarrà sarà ciò che è sempre stato, tutto quello che è sempre esistito e tutto quello che sempre sarà, cioè l'amore divino da cui tutti proveniamo e a cui ritorneremo. E questo è il messaggio senza età di Fatima. Grazie.